Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Nei giorni scorsi ti ho fatto sentire come suona la pedaliera della Valeton per basso. Quindi se mi hai seguito su TikTok o su Instagram avrai ascoltato dei vari effetti della pedaliera. Oggi andiamo un pochettino a prenderla e parlarne in maniera un po' più approfondita a ruota liberissima. Eccoci sul pedale. Allora, innanzitutto è veramente molto piccolo, quindi sta in una custodia. Qua sopra abbiamo alimentatore, io adesso sto usando questo, però ha il suo. Di qua entra lo strumento, abbiamo un'uscita true, poi send and return se abbiamo altri pedalini, può essere comodo, un'uscita jack che può andare all'amplificatore o dove preferisci, ground lift e di qua abbiamo la DI, quindi comodissimo anche solo per essere usato in DI. Da sinistra verso destra abbiamo poi i vari pedali. Quindi abbiamo Boost Comp, schiacciando si vanno a inserire e disinserire. Quindi quando vedi tutte le luci spente vuol dire che è in True Bypass, cioè passa il segnale dello strumento, non c'è niente da attaccato. Adesso ho acceso tutto, vanno a sommarsi tutti gli effetti. Boost Comp, praticamente possiamo mettere o il boost o il comp o tutti e due. Quindi se togliamo il comp, con il gain andiamo a inserire un boost che va ad alzare il segnale del basso. Poi possiamo metterli o insieme oppure togliamo il gain e mettiamo solo il comp e mettere il comp. Chiaramente avendo solo un pomellino il compressore funge più da limiter che da compressore. Comunque si ha un bel segnale. Dopo andiamo ad ascoltare qualcosina. Venendo in qua, sì, c'è il turner. Per accordare lo strumento bisogna schiacciarli tutti e due insieme e la pedaliera si muta anche, cosa comoda. Abbiamo il DTQ che ha questi due pomellini e uno switch. Lo switch è sul fuzz, quindi se voglio mettere il fuzz non ho nessun controllo su quel suono, ma lo posso inserire o togliere. Sensibilità, quindi mi va a cambiare un pochettino i picchi, lo trovo un po' che va più sui bassi oppure più sugli alti, e quanto interviene sul suono. Poi bass amp, in cui abbiamo appunto gain, volume, bassi, medi, alti, quindi come un vero e proprio amplificatore. Questo forse è la parte più interessante. Octave, nell'octave abbiamo due ottave basse, il segnale trae, cioè pulito, quindi possiamo miscelare quanto segnale pulito vogliamo, poi quanto ottava prima e seconda. Poi abbiamo staccato un pochettino, giustamente, secondo me dovrebbe essere tagliata qua, perché per me il chorus non dovrebbe esistere sul basso, però alcuni lo usa. E abbiamo il pedale chorus. Anche qua abbiamo soltanto un pomellino che ci dice quanto ne vogliamo. Andiamo a ascoltarci qualcosetta, così ti do anche qualche parere. Ed eccoci a provare qualche suono, perdonami, poi io non vado troppo sul tecnico, ma ti faccio sentire quello che faccio io, così provando un po' in maniera becera, anche come mi è stato richiesto. Quindi terra terra. Allora, io ho il mio suono pulito, quindi adesso ho tutto spento. Se vado a suonare senza amplificatore, allora può essermi utile avere un pre. Gli vado ad attaccarmi questo bass amp. Che come senti mi scalda un po' il suono. Ok, io posso intervenire su gain, volume, bassi, medi, alti. Praticamente è come avere un amplificatore. Quindi questo solitamente poi lo terrò sempre acceso. Qua invece vado a utilizzare quello che mi può servire durante la serata. Quindi partiamo dal Boost Comp. Innanzitutto
ho questo segnale, voglio uscire un pochettino di più, posso usarlo solo come boost, tolgo il comp, vado a zero, metto solo il gain, un pochettino, lo vado ad attivare, ecco un pochettino, qua è troppo, quindi con il gain vado a scegliere quanto segnale voglio in più, quindi io passo da questo a questo. Bisogna, in base al basso o a quello che ti serve, comunque regolarlo bene. Il compressore posso inserirlo invece anche lui a parte, quindi posso tenere gain a 0 e andare a mettere il compressore. Il compressore va a livellarmi i picchi, quindi va a tagliare un pochettino, mi appiattisce un pochettino la dinamica, perché appunto mi taglia i picchi e io riesco a portare più su il volume. Chiaramente se lo metto a manetta il suono risulterà molto compresso. Senti che tutte le note hanno lo stesso volume, quindi ho bisogno di un po' di gain per tirare su il livello. Può andare bene per alcune cose. Chiaramente adesso è tutto a manetta, quindi anche qua il comp andrò a metterlo quanto mi piace. Adesso troppo gain. Secondo me il comp poi dipende dal genere che suoni, però normalmente il compressore, un buon compressore, non si dovrebbe sentire tantissimo. Quindi molto utile questo, posso suonare normale, poi quando mi serve andarlo ad attivare, oppure il compressore è uno di quei pedali che comunque, se ti piace quel suono lì, puoi anche tenerlo acceso, e quindi posso tenerli accesi tutti e due. Dopo andiamo al DRTQ, che invece è un effetto già un po' più particolare, quindi vado ad attaccarlo così. Senti che qua ha un volume più basso, in pratica volume va a darmi il volume, ma proprio generale, quindi non posso miscelare suono pulito e DRTQ. Se vado a mettere volume a 0 avrò il canale muto. Quindi qua diventa molto importante livellare il suono di base a questo. Devono essere almeno pari, se non quello del DRTQ, un po' più alto se voglio farlo risaltare. Quindi attenzione all'uso del volume. Sense va a cambiarmi la campana di frequenza. In base a come ti piace, puoi andarlo a girare, trovare il tuo suono e poi lo richiami quando ti serve. Ho ancora un'altra impostazione, che è il phase. Anche qua o lo metto o lo tolgo, quindi non ho possibilità di intervento. Vado a passare da questo suono a questo suono, quindi molto più stile synth. Hai sentito che il volume è abbastanza esploso, quindi se decido di utilizzarlo, allora dovrò andare a intervenire sul volume, andarlo anche qua a livellare. E livellare in maniera che siano parificati. Anche qua la sensibilità va a cambiarmi un pochettino il suono. E il volume a dirmi quanto ne voglio. Ok, anche questo interessante, niente di particolare. Se sei abituato ai synth c'è di molto meglio, però averlo qua ogni tanto può tornare comunque utile. Andiamo sull'octave. L'octave ha possibilità di intervento su due ottave basse, oct 1 e oct 2. Io ho il mio segnale pulito, dry, che posso quindi miscelare con questi due. Quindi se andrò a zerare le due ottave, io ho il mio suono dry. Se vado al massimo,
ho il mio suono pulito, come se non lo mettessi. Un pochettino va a modificare, però comunque diciamo che ho il mio suono abbastanza completo di basso. Vado a inserirgli una prima ottava sotto e gli dico quanta ne voglio. Senti che mi va a doppiare, così a manetta. Il tracking non è sempre perfetto, a volte lo sento anche in ritardo, però poi quando si suona non dà fastidio. Nella generale è abbastanza buono. A cosa mi serve un'ottava? A quello che vuoi, però ad esempio quando vai a suonare delle frasi acute, dove avrei un suono che va un pochettino a diventare più piccolo, chiaramente perché utilizzo in acuto, la corda è anche più piccola, allora vado a doppiarla con un'ottava bassa che mi ingrandisce il suono. La seconda ottava va a crearmi quell'effetto sub, perché comunque è ancora più bassa, quindi ecco, se sto sul grave proprio vado a riempire tantissimo. Anche qua vado a avvicinarmi comunque al suono synth. Poi si possono usare poi anche comunque miscelati, volendo posso attaccare tutto. Chiaramente bisogna poi controllarlo, perché hai sentito anche qua il segnale è esploso, quindi devo comunque andare a fare delle modifiche. Questo fa sì che io possa avere dei suoni, ma non posso salvare un banco di suono e richiamarlo con quelle impostazioni, quindi è molto plug and play. Prendi, hai quel suono lì, se vuoi lo cambi, ma devi sempre andare sui pomellini a risistemare tutto, e questo è la cosa più difficile in queste pedaliere, perché se vuoi avere tanti suoni diversi devi spippolare parecchio, poi anche in base allo strumento cambia ancora tantissimo. Quindi torniamo un attimo sull'ottave, posso anche togliere il segnale pulito e andare soltanto con le ottave basse. Chiaramente qua esce fuori dal contesto di accompagnamento del basso normale, però per alcuni potrebbe servire. Posso anche togliere la prima ottava, mettere la seconda con un segnale pulito e ho questa sensazione. Senti che è diverso dal prima, perché va più in giù. Poi chiaramente anche qua non vanno sempre messi tutti a manetta, basta che vado a selezionare e tiro fuori il suono che mi piace, più discreto, poi dipende da quello che suona. Ok, bene o male ti ho fatto sentire tutto tranne il chorus e appunto quello che io odio sul basso, no? Non mi piace proprio, però ti faccio sentire, per dovere di cronaca, ti faccio sentire come funziona. Anche qua lo vado a inserire, ho soltanto un pomellino depth, così ce n'è pochissimo, e vado anche qua ad aumentare. Orribile, ci sarà Daniele Morasso che starà ridendo, mi ha prestato la pedaliera, grazie Daniele, e sapeva che non avrei utilizzato questo chorus. Bene, nel complesso la pedaliera costa poco, quindi è molto appetibile per molte persone, anche solo da tenertela lì in custodia, dovesse avere live qualche problema, la tiri fuori e la puoi utilizzare. Già solo per la buona DI che ha e il bass amp va, direi, discretamente bene. Certo, la qualità non è sopraffina, però per quel che costa mi sembra un'ottima spesa. Mi dicevano che quella simile della Tech 21 costi 3-4 volte tanto, quindi comunque questa è interessante. Ho anche l'accordatore,
premi insieme. Aiuto. Ok, non so usarlo. Dovrebbe, schiacciandolo poi con col piede insieme, dovrebbe attivarsi l'accordatore. Mi mette la pedaliera in mute. Bene, spero che questo video sia stato abbastanza esauriente. Fammi pure delle domande, scrivimi qua sotto nei commenti cosa ne pensi, se c'è qualcosa che ho dimenticato oppure se hai qualche dubbio. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!